Ladies and gentlemen, all the young people, this is showtime, belli a casa, belli miei, iscrivetevi al canale, abbonatevi al canale Profit, se non vi piace quello che dico, levate dal canale. È in un momento dove la democrazia è come la mia freschezza, vi lascio fare come vi pare, a belli de casa, a belli mia. Lazio Hellas, indovinate? Partitaccio. Prima cosa, un augurio al mio amico Marco, no bullshit, auguri, dai a tutti. Ragazzi, con l'Hellas è una partitaccia perché devi rientrare in carreggiata in campionato, perché non è che in campionato sta andando alla grande. Due pareggi, una vittoria, cioè due vittorie, vabbè, qui i punti 8 sono due vittorie, due pareggi e una sconfitta, non benissimo. È vero che il calendario non ci ha aiutato, ma non benissimo. Speriamo che domani gli fa qualcuno il gol dell'ex e non a noi. No ragazzi, a parte gli scherzi, è una partitaccia perché l'Hellas dopo la valanga di gol che hanno preso la prima contro un Napoli strabiliante, io l'avevo detto che è una squadra molto forte, anche se ho anche detto che mi credevo che si erano indeboliti per la cessione di tanti campioni, e invece no, anzi hanno maltrattato il Liverpool, l'unica squadra europea insieme a noi ad aver vinto. Due mondi diversi, l'hanno battuto il Liverpool, ne ho battuto l'Eindhoven, no, il Feyenoord, robetto. E niente ragazzi, è una partitaccia perché vieni da due risultati non positivi, perché non mi potete dire che l'1-1 con la Sampdoria a Genova in vantaggio tutta la partita è un risultato buono, soprattutto se poi ti segnano verso il 97esimo. L'Hellas è una squadra, appunto vi stavo dire, ha registrato un po' la difesa. Noi abbiamo bisogno di Ciro, abbiamo bisogno di Re Ciro disperatamente del Re. Deve sbloccarsi, cioè non è se deve sbloccare perché ha già segnato, ma abbiamo bisogno di lui per vincere queste partite. Vedremo le scelte del mister, sicuramente giocherà Marcos in quanto Danilo è squalificato. Io ho ansia, molta ansia, perché c'è poco da dire, l'Hellas gioca bene, quando gioca gioca e quando non gioca non gioca. Che adesso ha giocato, io spero solamente in una bella partita, spero nella mia Lazio, sono sicuro che ci saranno tantissimi tifosi, mi manca non stare a Ponte Milvio, mi manca non stare con voi, ma ci sono. E ne parliamo sicuramente domani. Ragazzi, fatemi sistemare, poi inizieremo a fare qualche live. Ma c'ho bisogno un po' di tempi, i miei tempi per iniziare a inquadrare il ristorante, l'alimentari. Vorrei iniziare ad andare in palestra. Sono diventato un maiale. Mi vorrei preparare per un incontro. Comunque, vediamo. Fatto sta che ne volamo, indipendentemente da tutto, in quanto lo facciamo e gli altri strisciamo.